Ciao a tutti, in questo video vorrei parlarvi nuovamente del WWF e del suo rapporto con Wikidata. Il WWF è una base dati bibliografica internazionale, come ci dice Wikidata, e il suo scopo è quello di riunire in cluster i controlli di autorità forniti dalle biblioteche nazionali e non solo di diversi stati. Vediamo meglio che cos'è un controllo di autorità. Controllo di autorità è un'espressione che indica l'attività svolta per organizzare un catalogo o un archivio utilizzando un singolo termine per ogni entità. Vale a dire, se noi prendiamo una voce come Arusiano Messio, grammatico romano, potremo notare che nel suo controllo di autorità, questi identificativi sono presi da Wikidata, vedete che il WWF è sempre il primo, troveremo diversi nomi con cui Arusiano Messio viene indicato nelle fonti e ne troveremo uno preferito e altre forme alternative per indicarlo, in modo da sapere che sia che troviamo scritto Arusianus Messius, Messius Arusianus, Arusianus Grammaticus o Arusianus Grammatica, è sempre Arusiano Messio, la stessa persona vissuta nel IV o V secolo d.C., che ha scritto in latino, che ha vissuto nell'impero romano, eccetera, eccetera. Quindi il controllo di autorità serve a darci le diverse forme del nome con cui una stessa entità, persona, azienda o luogo è conosciuta, opera letteraria, e a poi fornirci ad esempio un elenco delle sue pubblicazioni o l'elenco delle opere da lui scritte, presenti in una biblioteca, in un sistema di biblioteche e aspetti del genere. Per approfondire cosa sia un controllo di autorità, potete ad esempio entrare in questa pagina esplicativa, aiuto controllo di autorità, oppure vedere anche appunto la pagina di Wikipedia relativa al controllo di autorità, che è, come abbiamo visto, questa. Se ora andiamo a vedere il sito del WWF, potremo vedere tutte le entità che partecipano a questo progetto. Le vedete elencate qui. Tra queste potrete notare è presente anche Wikidata, che appunto è presente nei cluster del WWF. Facciamo un esempio. Se io cerco un grammatico latino come Arusiano Messio, potrete vedere che ottengo questi risultati. C'è un primo cluster personal in cui ci sono i dati su Arusiano Messio forniti da diverse biblioteche nazionali, tra cui quella francese, c'è Wikidata, come potete vedere, c'è un consorzio di biblioteche svizzere, c'è l'Italia, l'ISNI e così via. Abbiamo la biblioteca del congresso, abbiamo la Biblioteca Nazionale Tedesca, eccetera. Abbiamo poi una serie di nomi alternativi attribuiti ad Arusiano Messio nelle diverse lingue, con diverse specifiche sul secolo in cui è vissuto, sulla sua professione, eccetera, eccetera, presi anche da Wikidata. E poi abbiamo opere di Arusiano Messio prese da, vedete, le diverse biblioteche nazionali o comunque dei diversi contributori del WWF. Ora, il WWF, siccome appunto contiene tutti questi link alle diverse biblioteche nazionali, è considerato su Wikidata l'identificativo più importante per gli elementi, tant'è che appare sempre, se è presente, al primo posto tra gli identificativi. Se andiamo su Arusiano Messio, potremo effettivamente notare come il WWF, questo WWF, vedete il codice è quello presente qui o anche qui nel link, appare effettivamente per primo tra tutti gli identificativi, seguito dall'ISNI, poi da tutti gli altri membri del WWF. Ogni membro del WWF ha una proprietà su Wikidata, quindi ci sono 50 proprietà relative ai membri WWF che appaiono
compaiono subito dopo il VIAF, automaticamente, tra gli identificativi, e poi appaiono le altre proprietà su Wikidata, eccetera. Il VIAF, quindi, nel fare questa raccolta di dati provenienti dalle diverse biblioteche nazionali e nella creazione dei cluster, è molto utile, però non è sempre perfettamente preciso. Ad esempio, se vediamo Arusiano Messio, come stiamo facendo, vedete, dopo questo primo grande cluster personal ci sono tre cluster di works, cioè di opere di Arusiano Messio, di cui possiamo già notare questi tre sono cluster da unire. Vedete, si parla sempre degli exempla e locutionum di Arusiano Messio, quindi questi tre cluster andrebbero uniti. Poi abbiamo una expression, cioè un'edizione di un'opera, in questo caso, vedete. E poi abbiamo un altro cluster personal, con sempre Arusiano Messio IV secolo, che vedete va chiaramente unito al primo. Ora, qua vediamo un altro identificativo che dobbiamo aggiungere su Wikidata. Vedrete questo messaggio di errore. Questo qua è un errore, diciamo, non di quelli gravi, perché gli errori gravi vengono indicati con un punto esclamativo, bensì è indicato con una bandierina, è un errore meno grave, nel senso che in realtà questo non è un errore di Wikidata, perché secondo Wikidata ovviamente ogni elemento non dovrebbe avere più di un VIAF. Questo però è un errore che in realtà è nel VIAF, cioè Wikidata riporta il fatto che il VIAF erroneamente abbia più di un cluster per la stessa persona, per la stessa entità. È importante che aggiungiate sempre i cluster in più che il VIAF ha e che se un elemento ha più di un cluster non rimuoviate i cluster in eccesso, perché, a meno che ovviamente non siano relativi ad un'altra persona. Questo perché il fatto di aggiungere tutti i cluster relativi a un elemento linkandoli su Wikidata permette al VIAF periodicamente di sistemare questi errori unendo i cluster in eccesso. Vediamo un esempio storico. Se andiamo su questo elemento del retore romano Giulio Rufiniano, potremo notare che io nel agosto del 2019 avevo aggiunto ben 8 identificativi VIAF, li vedete qua. Eravamo giunti ad avere al 24 agosto 8 identificativi VIAF in questo elemento, tutti relativi a Giulio Rufiniano, che era stato evidentemente particolarmente trascurato. Successivamente passano alcuni mesi e il 6 novembre questa situazione rientra e il VIAF nel frattempo ha unito tutti gli identificativi tranne uno. Vedete che adesso siamo rimasti con solo 2 identificativi VIAF e successivamente il VIAF dovrebbe aver unito anche, no, non l'ha ancora unito, ecco, vedete che adesso ne sono rimasti soltanto 2, controlliamo se non li ha uniti nel frattempo, no, sono sempre 2, però vedete che qui abbiamo un grosso cluster e poi abbiamo ancora un piccolo cluster di qua. E di conseguenza, appunto, diciamo che la situazione è migliorata sensibilmente con l'unione di 6 cluster in eccesso. Dunque, abbiamo visto come il VIAF spesso abbia più cluster per uno stesso soggetto. Ecco, io vi ho mostrato dei casi di biografie, ma esistono cluster VIAF anche per i luoghi, così come esistono cluster VIAF per le aziende ed esistono cluster VIAF per le opere letterarie, anche per i film a volte. Il caso più facile è quando i cluster vanno semplicemente uniti. Tuttavia accade che ci siano cluster che invece mischiano due concetti. Questi sono problemi più complessi e per gestirli è stata creata questa pagina su Wikidata, che potete anche raggiungere attraverso il reindirizzamento Wikidata VIAF Errors, che raccoglie tutti gli errori che su Wikidata abbiamo notato all'interno del VIAF, affinché, si spera, in futuro il VIAF prenda nota di questi errori e li corregga. Sono i casi in cui appunto il VIAF unisce in uno stesso cluster due o più elementi, due o più soggetti, facendo una grande confusione. Ad esempio, vedete, abbiamo questo cluster che mischia
Herbert L. Abrams e Herbert E. Abrams. Questo è un esempio lampante, vedete proprio due nomi diversi, uno nato nel 20, l'altro nato nel 21, uno morto nel 16, l'altro morto nel 2003. Ecco, in casi come questi, l'unica cosa che potete fare, purtroppo, è segnalare su Wikidata in questa lista, quindi aggiungendo in fondo a questa lista la segnalazione della presenza di un cluster VIAF da sistemare in quanto mischia due o più soggetti diversi, e si spera che in futuro il VIAF venga a guardare questa lista e a mano, visto che purtroppo queste correzioni non si possono fare con programmi automatici perché richiedono effettivamente un intervento umano, prenda nota e vada a migliorare i suoi cluster, cosa che ovviamente sarebbe giovevole anche per Wikidata perché ad esempio in tal modo non rischieremmo nell'importare dai cluster VIAF gli identificativi delle singole biblioteche nazionali di importare in un elemento identificativi che in realtà dovrebbero andare in un altro elemento. Anche per oggi, grazie a tutti.